era nervosa, mister, l'ho vista completamente agitato dopo l'espulsione del suo ragazzo all'interno del primo tempo. Non credo che sia stato così agitato, e che semplicemente mi sembrava una partita molto equilibrata, dove ogni minuto secondo me la mia squadra stava crescendo, una partita molto equilibrata. E peccato sta decisione secondo me un po' affrettata che ha avuto l'arbitro, perché dopo, sai, con una squadra come l'Aquila regalargli un uomo non è per niente semplice. Dopo anche forse a livello mentale avete perso quella brillantezza per andare ad impensierire Michelin, si poteva fare però qualcosa di più, mister? Ma sicuramente si poteva fare qualcosa in più. Io stavo per fare tre cambi nel momento che Giampaolo credo ha fatto questo gran gol, e con quei tre cambi mi avrei giocato gli ultimi 20-25 minuti di partita a provare ad andare a pareggiarla forte, però purtroppo quel gol lì ci ha tagliato un po' le gambe, sai, dopo quando di fronte a un avversario come l'Aquila sbilanciarti subito non è una passeggiata, perché hanno dei giocatori che da un momento all'altro ti possono ribaltare la situazione. Mister, le chiedo quale sarà il campionato della Fermana? Siamo solo alla quinta, sottospingono, è un campionato totalmente equilibrato e c'è la possibilità di guadagnare posizioni. Sicuramente è un campionato molto equilibrato, di alto livello secondo me, quindi l'obiettivo nostro ora è cercare di migliorarci, cercare di provare a ottimizzare la condizione fisica, perché non abbiamo, ci mancano 45 allenamenti, quindi l'obiettivo nostro è migliorare la condizione, cercare di essere sempre bene fisicamente per provare ad arrivare ai punti salvezza, dopodiché vediamo. Segnale positivo c'è, tifosi che vi seguono in massa sempre anche in trasferta, e questo vi darà una grande mano. Ma sì, ma ce l'avevano promesso i tifosi che ci sarebbero stati vicini, ma poi credo che loro vedano l'atteggiamento della squadra in campo. Viene all'Aquila, se la gioca alla pari, va a Atletico Ascoli, una squadra importante, se la gioca alla pari, va a Recanati uguale, quindi ecco perché ci seguono, perché secondo me piano piano inizieremo a fare, avere continuità nei risultati. Grazie mister, buon ritorno, in bocca al lupo. Grazie a voi.